Ciao ragazzi, oggi gli estremi del Veneto si uniscono nel segno della bellezza. Che cosa succede a Valeggio sul Mincio? Succede che per un giorno Venezia e il Parco Sicurtà si uniscono. Venezia chiama Valeggio e viceversa, perché all'interno del grande giardino sono confluiti circa 600 figuranti e una ventina di carrozze d'epoca, bellissime. Una marcord della Venezia stupenda, quella dell'Ottocento con il gruppo Venezia 800 e il gruppo Attacchi Italiano che ha dato spettacolo. Per onorare una memoria che appartiene al Veneto, facendo vedere un'eccellenza che appartiene certo ad altri tempi, ma che ha rappresentato l'origine della grandezza di questa regione. C'è una radice familiare all'origine anche di eventi come questi, perché il Beppe Sicurtà, il proprietario del parco, qui dietro ha un cimelio di famiglia, possiamo definire così, Beppe? Esattamente così, perché mio nonno nel 1941 venne a Valeggio sul Mincio per comprare un calesse e l'occasione fu anche quella poi di comprare questa proprietà, perché a questo calesse che appunto vediamo qua alle nostre spalle c'era da fare qualche piccola modifica, per cui mio nonno era una persona che aveva sempre molta fretta. Allora diceva si spicci, faccia la svelta, sistemare. Allora questo non ne poteva più e gli disse: guardi, vado a vedere che c'è una proprietà che sono 5 anni che è in vendita, magari lei e qualche suo amico di Milano potete essere interessati. Un pezzetto di terra lì. Un pezzetto di terra che era abbandonato all'epoca. Lui però è venuto, è rimasto colpito dalla bellezza di questo posto e ha comprato il calesse e il parco. Per cui possiamo proprio dire che la causa dell'acquisto del parco è proprio questo meraviglioso calesse. Pensavo fosse amore, invece era un calesse. Poi è diventato parco e adesso è diventato anche questa manifestazione bellissima che ha portato qui quante figuranti, Beppe? Allora, ci sono circa 600 figuranti e ci aspettiamo oggi che arrivino 5.000 persone, ovviamente sempre nel rispetto delle distanze, lo dico sempre e ripeto sempre anche questa cosa, che ci sono tantissime mamme con i bambini, con i passeggini, e la dimostrazione è che quando una mamma porta il proprio figlio in un luogo magnifico come questo è perché lo ritiene un luogo sicuro, per cui una giornata bellissima all'insegna appunto, lo ripeto, della bellezza. Perché questa manifestazione? Qual è il motivo, al di là della bellezza in sé, che insomma basta guardarsi intorno e uno capisce subito? Guarda, ma cosa si sente dentro? Devo dirti che mi vengono sempre proposte tantissime iniziative, tantissime manifestazioni e poi alla fine decido quella che ritengo più adatta al parco. Quando mi hanno proposto un'idea di sviluppare questa manifestazione diversi anni fa, ho pensato che fosse un abbinamento perfetto tra gli abiti dell'Ottocento e le carrozze, appunto perché noi avevamo una carrozza che è stata quella, come ho appena detto, che ha causato l'acquisto del parco, ma proprio perché l'unione della bellezza di questi abiti con questa zona storica, soprattutto perché dobbiamo ricordarlo che qui c'è stato l'incontro fra Francesco Giuseppe e Napoleone III, poi c'è stato l'armistizio, la fine della guerra d'indipendenza, eccetera, per cui un luogo storico dove all'interno una manifestazione appunto storica è perfetta. Ma non si è trattato soltanto di uno sfoggio, c'è qualcosa di più. Oggi è la giornata in cui questi figuranti possono fare anche il picnic sull'erba, le déjeuner sull'erba. E come vedete ognuno si è organizzato per riproporre un picnic dell'epoca, stile 800, stile Venezia. E devo dire che sembra di essere veramente tornati indietro nel tempo. Ma non è solo questo, perché insieme al picnic e agli abiti c'è anche la sfilata delle carrozze ed è un altro dei momenti magici organizzati qui al parco.
Che cosa si valuta in una competizione così? Allora, innanzitutto è il giudice che valuta e valuta su una scheda internazionale che serve per valutare appunto l'attacco composto da carrozza, cavallo ed equipaggio, quindi e finimenti. Valuta nell'ordine queste cose, la carrozza, e il modello della carrozza, il restauro della carrozza, il cavallo, il benessere del cavallo e come si muove, i finimenti che collegano e permettono al cavallo di tirare la carrozza, che sono in cuoio, e l'abbigliamento che deve essere adeguato al tipo di carrozza, e soprattutto l'abbigliamento di servizio, cioè del groom, che è la persona di servizio della carrozza, deve essere un abbigliamento da scuderia tipico, cioè con cilindro, con livrea. Che cosa raccontano queste carrozze? Le auto di lusso di un tempo? Le carrozze raccontano un sacco di cose, raccontano la storia, le abitudini, il modo di fare delle persone, raccontano anche come siamo noi adesso. Attaccar bottone deriva dal linguaggio della carrozza, quando il proprietario all'interno della carrozza tirava una corda e attaccata al bottone del suo cocchiere per comunicare. Raccontano delle vanità delle signore che volevano le carrozze adatte per far vedere le loro gonne lussuose e lunghe, raccontano anche dell'inventiva dei costruttori di carrozze, che dovevano rispondere alle esigenze personali di ciascuno, quindi ogni carrozza è un abito su misura e quindi racconta di un tempo e dei bisogni, però con attenzione, perché queste sono carrozze tipiche di una certa classe sociale, ma anche i carri fanno parte della tradizione e anche il gruppo Italiano Attacchi si interessa anche dei carri da lavoro. E adesso è il momento del gran ballo finale, sull'erba. Ragazzi, l'anno prossimo chi di voi non è venuto lo faccia un salto qui. Vale veramente la pena, perché da un lato c'è un romanticismo che trasuda da ogni angolo di giardino e di parco, e dall'altro c'è un tuffo nella storia fatto con trasporto, con qualcosa di magia. Si entra in un'altra dimensione, vero Beppe? Esattamente, proprio così, una giornata veramente dove si ritorna indietro di tanti anni e si può rivivere questa situazione, sensazione, con delle atmosfere veramente magnifiche. L'eccellenza veneta è anche questa. Ciao ragazzi, continuate a seguirmi. Alla prossima cantierata, ma non l'anno prossimo, settimana prossima.